Lo studente in autobus rappresenta il 98% dei ricavi delle aziende di trasporto più piccole e talvolta sono gli unici utilizzatori di determinate linee. Una figura da sempre conosciuta, la cui presenza genera non pochi grattacapi al gestore del servizio. Quante corse inserire? Dove farle passare? A che ora? Quanto ritardo è possibile che si crei? Che mezzo metto? Riesco a passare in quella stradina minuscola che per qualche strana ragione devo comunque servire? Gli istituti modificheranno gli orari? Il governo cambierà nuovamente il limite della capienza sui mezzi? E perché sarà proprio 81,62%? Ma parliamo degli utilizzatori del servizio. Cioè gli studenti, e cioè me fino a circa 2 anni fa. Lo studente, nella maggior parte dei casi, è abituato a stare stretto oppure completamente attaccato alla persona più vicina. La probabilità che ciò accada è del 106%. Fonte: fidati che mio cugino ha un centro di ricerca. Inoltre, il posto a sedere è un privilegio di chi sarà al capolinea o di chi sale nella corsa precedente nella direzione opposta così da trovare il mezzo vuoto. Per chi sta in piedi, ovvero praticamente tutti, incluso l'autista, ho una domanda da fare. Perché lo zaino lo tenete in spalla e non lo appoggiate per terra? Così c'è più spazio, si può passare da un punto all'altro del mezzo e non vi tenete in spalla il peso del 72 kg dei vostri libri. O avete paura che vi rubino la droga? Per i fortunati seduti che studiano, ripassano e fanno i compiti in autobus, beh, devo farvi i complimenti. Ci ho provato anch'io tipo 3 volte, ma cioè mi sono subito annoiato. E forse tentare di fare questa cosa con un sedile minuscolo in plastica scivoloso e soprattutto in un viaggio che dura neanche 10 minuti non è stata una buona idea. Ci sono anche degli studenti fortunati che hanno sempre lo stesso autista o comunque quei 2 o 3 con cui puoi contrattare anche, non so, dei ritardi programmati, delle coincidenze, perché se magari sei in ritardo perché stavi facendo la cacca lui ti aspetta, oppure direttamente ti odia e ti lascia a piedi sempre, passa in anticipo, anzi lui si ferma, non apre le porte e riparte. Lo studente, anche se in realtà un po' tutti, è abituato ai ritardi. Va in fermata e aspetti. Le 7, le 7.10, 7.30, intanto si allestisce il tavolo per giocare a carte. 7.45, 8.10, iniziano ad accendersi le prime auto dei genitori. 8.22 vengono aperti i libretti per giustificare l'entrata un'ora dopo. 8.31 si intravede un display, ma i primi ragazzi partono in automobile. 8.32 il mezzo che si era visto poco fa svolta e sparisce. 8.33 il medesimo mezzo ritorna. 8.34 è fuori servizio. 8.55 ci si rende conto che in realtà l'autobus è passato in anticipo. E poi comunque lo studente è abituato a velocità medie imbarazzanti e giri assurdi, che sì, sono dovuti all'esigenza di servire la maggior parte dei paesi, però c'è bisogno di tanta pazienza. E in qualche caso la bici è pure più veloce dell'autobus. Bisogna comunque dire che non tutti hanno una fermata vicina e quindi la raggiungono con la bici, sempre se non piove, non si rompe, non te la rubano, non le danno fuoco. E poveretti anche quelli che non hanno la corsa quando c'è rientro, quindi quando si esce alle 4, e quindi non possono fermarsi neanche un pochino per fare i compiti, oppure abiti sul cucuzzolo della montagna e la mattina per scendere devi usare il parapendio e si dimentichi qualcosa sei fregato. In questo caso consiglio l'installazione di una seggiovia oppure l'acquisto di un jetpack, così torni subito a casa, anzi vai direttamente a scuola in jetpack, no?